Benvenuti e ben ritrovati pinguini, spero che abbiate passato bene le vostre vacanze estive e riprendiamo con un bellissimo video di Code Academy, dove vi faccio vedere come si implementa un bot per Discord. Però non volevo fare un bot a caso a scopo educativo, ho fatto un bot che a me serve e quindi non vi porto il classico tutorial fatto a cazzo di cane, ma bensì qualcosa che almeno per me è utile. E quindi l'ho fatto bene per le cose che servono a me. Con i miei amici Lucilla e Federico, che avete avuto modo di conoscerli in diversi video, noi eravamo soliti passare il tempo giocando a Cluedo. Poiché mi sono trasferito e non abito più nella loro stessa città, non possiamo più giocarci come facevamo una volta. E quindi ho fatto un bot per Discord per giocare a Cluedo. Magari alcuni di voi non sanno cosa sia Cluedo e quindi devo spendere un paio di parole per spiegarvi cos'è questo gioco e com'è la sua dinamica. Per chi lo conosce già, ho messo i capitoli in questo video e potete facilmente passare alla parte successiva. E quindi adesso andiamo a vedere cos'è Cluedo. Cluedo è un gioco da tavolo ambientato in una casa in cui è stato commesso un delitto. Lo scopo dei giocatori è quello di individuare l'assassino, l'arma del delitto e il luogo. I giocatori interpretano uno dei personaggi disponibili all'interno del gioco e, spostandosi di stanza in stanza, possono fare delle ipotesi per scoprire chi è stato a commettere il delitto. Ora vediamo com'è strutturato il gioco. Prenderò come riferimento Cluedo 2016, che ha alcuni cambiamenti. I cambiamenti a cui mi riferisco in questo video riguardano solo i personaggi e le armi disponibili. E il motivo per cui prendo questa versione come riferimento è perché è quella che uso con i miei amici, o meglio usavo con i miei amici. Ci sono un totale di 21 carte da gioco, 6 sospettati, 6 armi e 9 stanze. I 6 sospettati sono Miss Scarlet, il colonnello Mustard, la dottoressa Orchid, il reverendo Green, Peacock e il professor Plum. Questi sospettati sono anche quelli presenti nella plancia di gioco e un giocatore può scegliere una pedina tra queste e metterla nella posizione d'inizio che è designata appunto nella plancia di gioco. Le 6 armi sono il candeliere, la pistola, la corda, il pugnale, la chiave inglese e infine abbiamo il tubo di piombo. Le stanze sono la cucina, la sala da ballo, la sera, la sala da pranzo, la sala da biliardo, la biblioteca, la veranda, l'ingresso e infine lo studio. Chiaramente queste 3 tipologie di carte danno vita a 3 mazzi diversi. Si mescola ognuno di questi mazzi e, senza guardare, se ne sceglie una per ogni tipo e le carte selezionate vengono messe in una busta chiusa. Togliendo così un sospettato, un'arma e una stanza, abbiamo creato la soluzione del nostro caso. Può capitare che la carta del sospettato scelta può anche essere uno dei personaggi scelto da uno dei giocatori e questo potrebbe avere delle ripercussioni che vedremo dopo. Ovviamente nessuno dei giocatori sa la soluzione perché scoprirla appunto fa parte del gioco. Le carte rimanenti vengono mischiate tutte assieme e vengono tutte distribuite ai giocatori. A turno i giocatori fanno la loro mossa, ovvero lanciano i dadi e si spostano nella plancia di gioco di un numero pari al numero di dadi fino a che raggiungono una stanza. Una volta in una stanza ogni giocatore può fare un'ipotesi di chi secondo lui sia stato l'assassino. Deve dire il nome del personaggio, un'arma e la stanza in cui si trova. Se con il mio lancio di dadi sono arrivato in cucina, per esempio, posso nominare un qualsiasi personaggio, una qualsiasi arma, ma non qualsiasi stanza e devo necessariamente dire la cucina. Gli altri giocatori possono smentire tale ipotesi. Se il giocatore successivo ha una o più carte da te nominate, durante la tua ipotesi te ne deve mostrare solamente una. È in privato, cioè solo tu la puoi guardare, e tu prendi nota. Se invece non ne ha, il giocatore successivo ancora può mostrarti una carta da te citata, ovviamente se ce l'ha. Raccogliendo tutti gli indizi che man mano ti vengono forniti dalle carte che ti vengono mostrate, puoi risalire a quella della soluzione. Quando si è sicuri di avere la soluzione, quando arriva il proprio turno, si dà la soluzione. Che se è giusta hai vinto, se è sbagliata hai perso e vincono gli altri. Un dettaglio importante che devo dire è che ogni qualvolta un giocatore accusa un personaggio,
quel personaggio deve automaticamente spostarsi in quella stanza all'interno della plancia di gioco. Quindi, se l'assassino è il tuo personaggio, allora farai una partita del cavolo, perché verrai spostato a destra e a sinistra in varie stanze e ti verrà molto difficile andare a visitare altre stanze per magari cercare di trovare quella giusta. Per questo motivo, avere una buona strategia è appunto la chiave della vittoria, ma in questo video non parlo di strategie, ma solo della dinamica del gioco, perché mi serve per farvi vedere come ho implementato il bot. E infatti adesso andiamo a vedere quali sono i dettagli del bot su Discord. Ma prima di proseguire, visto che siete ritornati dalle ferie e siete carichissimi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella degli avvisi, perché ora che la stagione è ripresa voglio far crescere questo canale molto più di prima. E quindi adesso andiamo a vedere come è fatto questo bot. Dubito che Discord abbia bisogno di presentazione. Per quei pochi di voi che non sanno cosa sia, ve lo spiego molto brevemente. È una piattaforma di messaggistica istantanea dove ogni utente può creare il suo spazio virtuale chiamato server o gilda. Ogni server può avere uno o più canali testuali e uno o più canali vocali. I canali vocali permettono anche l'uso di webcam, un po' come si fa su Google Hangout o su Skype. Ho sviluppato il bot in Python usando la libreria discord.py. Prima di sviluppare un bot bisogna prendere un token da sviluppatore da Discord. È un'operazione che io personalmente ho trovato piuttosto complicata e macchinosa e vi lascerò in descrizione il link della guida che ho utilizzato. Tuttavia, non era fatta proprio bene e l'ho fatto diversi mesi fa. Ho dovuto fare dei passaggi che poi non sono effettivamente descritti e se vi serve magari ci farò un video dedicato step by step. Una volta in possesso di questo token possiamo implementare il bot vero e proprio. Prima di vedere il codice è importante capire cosa fa il bot e cosa non fa. Il bot non gestisce la dinamica di gioco, quella la fanno i giocatori. Il bot distribuisce le carte, tiene in memoria la soluzione del caso, mette a disposizione una funzione per tirare il dado, mette anche a disposizione un comando in cui un giocatore può rivelare le carte in privato a un altro giocatore e poco altro. Il motivo per cui non gestisce la dinamica di gioco è perché il bot non può gestire la plancia di gioco per far sì che i giocatori si spostino di stanza in stanza. Quella la gestisco esternamente utilizzando Owlbear, che è un servizio usato spesso dai giocatori di ruolo per fare delle mappe, e io ho creato la mia mappa e la mia plancia di gioco. Ovviamente il gioco Cluedo è coperto da copyright, quindi il bot non si poteva chiamare Cluedo. L'ho chiamato Mistero. Ho creato la mia plancia di gioco, i miei personaggi, le mie armi e le mie stanze. I dettagli di tutta questa roba li vedete settimana prossima, quando vi farò vedere il video mentre io e i miei amici ci giochiamo e lo testiamo online. Adesso andiamo a vedere l'implementazione. La classe principale del mio codice è MisteroBot, che estende la classe Client che si trova all'interno del pacchetto Discord. Il costruttore prende degli argomenti che passo semplicemente al costruttore della superclasse. Di seguito mi setto tutta una serie di robe che mi interessano. Per esempio inizializzo la lista dei comandi, un dizionario per le tre tipologie di carte, la lista di giocatori e setto anche lo stato del gioco come, ovviamente, non iniziato. Andiamo prima a vedere quali sono i metodi che derivano dalla superclasse e poi andiamo a vedere i metodi che ho aggiunto io. Il metodo onReady è un metodo che viene chiamato quando il bot è pronto e non fa altro che scrivere un messaggio di benvenuto nei canali in cui è stato aggiunto. Il metodo onMessage viene invece chiamato ogni qualvolta viene scritto un messaggio in chat, inclusi i DM che siano col bot. E viene invocato per qualsiasi messaggio, anche quelli scritti dal bot stesso. Infatti, ecco perché la prima cosa che faccio è quella di uscire dalla funzione quando il messaggio arrivato è stato appunto scritto dal bot stesso. In caso contrario, vado a vedere il comando che è stato scritto ed eseguo l'operazione corrispondente. E quali sono i comandi disponibili nel mio bot? Sono quelli che vedete qua a schermo. Abbiamo aiuto, che permette di vedere la lista dei comandi disponibili.
Poi abbiamo mostra, che appunto mostra la lista delle carte. Entra, permette di entrare in una partita. Inizia, permette di iniziare una partita, mentre ferma, interrompe la partita e mostra la soluzione. Tira, ti permette di lanciare un dado a sei facce, meglio noto come un D6. Rivela, mostra una delle tue carte a un giocatore in DM. Accusa, permette di fare l'accusa finale e, indipendentemente che questa sia giusta o sbagliando, il gioco termina e mostra la soluzione. Se è giusta ti fai complimenti, altrimenti ti dice che sei un coglione. Ogni comando è rappresentato dalla classe Bot Command che ho fatto io. Lo specifico perché non era necessario, visto che l'API utilizzata già aveva un paio di classi che facevano a caso mio. Tuttavia, essendo la prima volta che usavo questa libreria, non lo sapevo e me la sono fatta da solo. La classe Bot Command è piuttosto semplice, come vedete. Il primo parametro indica il comando in sé. Handler è la funzione che viene invocata quando tale comando viene scritto in chat. Help è una stringa che semplicemente permette di dare maggiori informazioni sul comando in sé. Questa stringa help viene mostrata quando la lista dei comandi viene fatta vedere in chat. I comandi vengono aggiunti al bot tramite il metodo addComand, che prende tre argomenti. Il primo argomento è appunto il comando come un oggetto botComand. Help è un booleano che indica se quel comando è il comando help, che mostra agli altri utenti come usare il bot. E infine abbiamo la disponibilità del comando. Un comando può essere usato sempre, o prima di una partita, o durante una partita. Per esempio, il comando inizia può essere usato prima di una partita. Il comando rileva non ha senso farlo utilizzare prima di una partita e quindi lo si può utilizzare solamente durante una partita. Quindi la disponibilità fondamentalmente permette di stabilire il contesto in cui un determinato comando può essere utilizzato. Ritorniamo adesso al metodo onMessage. Per ogni comando, prima controllo la disponibilità del comando. Poi controllo se il comando scritto è quello dell'utente, quello che ha scritto l'utente, e in tal caso richiamo la funzione handler corrispondente. Andiamo a vedere un comando semplice. Aiuto. La sua funzione handler è command help. Mostro il messaggio come usare il bot e la lista di tutti i comandi. E questi, essendo oggetti di tipo bot command, usa semplicemente il metodo speciale str per formattare l'output. Alcuni comandi prendono dei parametri, tipo entra. Infatti, per entrare a far parte del gioco, hai bisogno di specificare un personaggio tra quelli disponibili. Nella funzione handler command join, prima controllo se il personaggio scelto dal giocatore esiste. E se esiste, controllo che non sia stato scelto da un altro giocatore. E se tutto fila liscio, a quell'utente viene associato il personaggio scelto. E gli viene pure cambiato il nickname. Non so se lo sapete, su Discord è possibile cambiare il nickname all'interno di un server e lo si può fare anche tramite un bot. Quando un gioco viene fatto partire, viene chiamato il metodo startGame del bot, che fa le seguenti operazioni. Prende tutte le carte e le mescola prima di tutto. Ne estrae una per tipo per costruire la soluzione e poi mescola tutti i mazzi assieme e distribuisce tutte le carte ai vari giocatori. Tuttavia, le carte assegnate ai vari giocatori devono essere comunicate in DM a ciascuno di loro, e questo viene fatto dalla funzione handler command start. Qua viene chiamato il metodo start game del bot, che organizza il gioco, e poi a ogni utente vengono comunicate le carte a lui assegnato. Ad ogni carta viene associato un numero e questo lo si fa per facilitare il comando rileva. Questo comando infatti prende due argomenti, la carta appunto da rivelare e il giocatore. Per non scrivere che ne so sala da ballo, semplicemente scrivo il numero della carta. Ovviamente così facendo è possibile mostrare la carta sbagliata, digitando il numero sbagliato. Beh, questo non è un bug ma una feature. Purtroppo capita anche nella realtà di mostrare la carta sbagliata e quindi bisogna stare attenti. Questo perché, come vi dicevo, il bot aiuta a gestire la partita, ma non gestisce la sua dinamica, che è lasciata appunto ai giocatori. Se volete approfondire gli altri comandi, vi lascio il link in descrizione del repository GitHub, perché adesso mi devo soffermare su altri dettagli. Non so se lo avete notato, ma quasi ogni stringa è racchiusa all'interno di una funzione che ha un nome piuttosto bizzarro. Un semplice underscore. Questo perché ho utilizzato getText, che mi permette di tradurre
tutte le stringhe del gioco. Infatti, inizialmente, come vedete, tutto era in inglese, ma ho creato la traduzione in italiano che GetX mi permette di gestire in maniera del tutto automatica. Tutta la configurazione del gioco risiede all'interno di un file JSON, dove specifico il mio token, che qui vedete oscurato, la lingua e le carte che ho creato in questa mia versione di Mistero. Benissimo pinguini, spero che questo video vi sia piaciuto e per quanto riguarda l'aspetto ludico di questo bot dovete attendere settimana prossima. Nell'attesa io vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione e andate a ripescare gli altri video che porto qua sul mio canale. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!